Bentornati a Santa Casa News. Questa settimana per Loreto è stata molto particolare, è stata dedicata alle feste mariane. Abbiamo iniziato con la solennità dell'Immacolata Concezione per poi entrare nelle feste lauretane. La festa della Venuta, quella che ricorda l'arrivo in volo della Santa Casa da Nazareth fino al Colle Loretano nella notte tra il 9 e il 10 dicembre del 1294, fino a giungere alla festa propria della Madonna di Loreto, ricordandola come patrona universale di tutti i viaggiatori d'aereo. Allora iniziamo dalla festa dell'Immacolata, festa che ci riporta anche alla storia della Santa Casa, perché proprio in quella casa Maria è stata concepita immacolata, senza peccato e senza macchia. Guardiamo insieme il servizio. L'8 dicembre è il giorno dell'Immacolata Concezione, il giorno di Maria, che ci ricorda come lei è stata preservata fin dai primi istanti della sua vita da ogni macchia di peccato. La celebrazione dell'8 dicembre è stata presieduta da Fra Roberto Genuin, il ministro generale dei Frati Cappuccini. Quanto sarebbe importante oggi che tutti potessero capire che Dio ci vuol bene, che vuole il nostro bene e che se lo si accoglie non si è per nulla tristi, si è contenti. Noi poveri uomini, confusi e affaticati, qualche volta disperati, spesso alle prese con l'oppressione del peccato e delle sue conseguenze, non possiamo che guardare con nostalgica meraviglia a questa magnifica opera di Dio. La Vergine Immacolata, che ricordiamo tutta bella, tutta santa, al cospetto di Dio nell'amore, così tanto vicina al suo Signore da esserne madre. La guardiamo con una certa nostalgia, perché la meta eterna di essere vivi e santi in Dio rimane un desiderio radicato nell'intimo di ogni uomo, nessuno escluso, e nessuno ci può escludere da questo desiderio, perché siamo fatti per Dio e il nostro cuore rimarrà inquieto sempre finché non potrà riposare in Lui. L'8 dicembre ha rappresentato la prima grande giornata delle feste mariane a Loreto, quella che ha preparato alla festa della Venuta e della Beata Vergine Maria di Loreto. Al santuario, in queste date così speciali, si era soliti vedere le lunghe file fuori dalla Santa Casa ad attendere il proprio personale momento di preghiera. Quest'anno la comunione spirituale con Loreto è stata più forte. Forse è stata meno la partecipazione fisica, ma molta è stata la partecipazione con il cuore, seppure a distanza. Nove e 10 dicembre, le feste proprie del santuario della Santa Casa di Loreto, feste iniziate con un invito speciale dell'arcivescovo, quello di accendere una candela alla finestra la sera del 9 dicembre, la sera della festa della Venuta, una candela per rinnovare l'antica tradizione dei falò accesi nelle piazze e nelle campagne che, secondo la tradizione, illuminavano l'arrivo della Santa Casa. Guardiamo insieme il servizio che ci racconta come è stata rinnovata quest'anno questa tradizione. La tradizione dei focheracci si rinnova ogni anno alla festa della Venuta. Falò nelle campagne e fuochi nelle piazze per illuminare la strada alla Santa Casa. La tradizione ricorda che davanti al fuoco acceso i devoti pregano il Santo Rosario e le litanie lauretane.
quest'anno la pandemia non ha consentito il ripetersi di questa bella tradizione, ma l'ha rinnovata proprio con l'invito dell'Arcivescovo di Loreto, di Monsignor Fabio Dalcin. Invito ad accendere in ogni casa un lume, una candela e porla sulla finestra, recitare le litanie lauretane e sentire la propria casa vicino alla casa di Maria. Così hanno fatto le famiglie nelle Marche e nel mondo, dando anche testimonianza di tanta fede e tanta devozione alla Santa Casa e alla Vergine Lauretana. E siamo giunti al momento in cui vi raccontiamo quello che è avvenuto proprio il 9 e il 10 dicembre, i giorni della veglia, della venuta e il giorno proprio della Beata Vergine Maria di Loreto, giorni che hanno riempito Loreto di fede, di devozione, devozione che è arrivata anche da tutto il mondo, perché tanti si sono collegati con noi attraverso i social e attraverso le televisioni. Ma guardiamo insieme il servizio che ci racconta di questi due giorni molto speciali. È sempre emozionante l'attesa della festa della venuta, ricordare come la Santa Casa è giunta fino a Loreto da Nazareth per volere del cielo, raccoglie ogni anno i devoti di tutto il mondo nella preghiera. La piazza di Loreto era solita vedere le folle con berretti, sciarpe e guanti ad aspettare la sacra effigie uscire dalla basilica. Quest'anno la pandemia ha costretto a un cambio di rotta, una veglia nella semplicità. Grano dopo grano, ognuno ha pregato il rosario, aiutato dalle meditazioni. Chi in presenza, chi attraverso i social e le televisioni. Sì, la piazza era vuota di persone, ma ricolma della fede che da tutto il mondo si è riversata su Loreto. L'arcivescovo nei giorni precedenti aveva lanciato l'invito ad accendere una candela alla finestra, quasi a dire «la tua casa vicino alla Santa Casa di Maria». Decine le foto arrivate e chissà quante le candele accese nel mondo. Perfino nella parrocchia di Loreto, di Rio de Janeiro, è stata accesa una candela per far comunione con la Santa Casa. Durante l'omelia di veglia, l'arcivescovo ha sottolineato la grandezza del Sì di Maria, pronunciato proprio tra le pareti della Santa Casa. Santa Casa, che è il santuario del sì, il sì di Dio e il sì di Maria. Nella scena stupendamente descritta dal Vangelo, il cielo e la terra si sono incontrati in un unico sì. Dalla parte del cielo c'è l'Arcangelo Gabriele, c'è Dio, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Tra le pareti della casa di Maria, Dio ha detto il suo sì perché desidera fare casa con noi. Desidera abbracciare ciascuno di noi, ogni persona, nel suo intramontabile amore. Dalla parte della terra sono richiamati i personaggi dell'Antico Testamento, Davide, Giacobbe, e del Nuovo Testamento, Giuseppe ed Elisabetta. Ma al centro della scena c'è Maria. Maria che con il suo sì riassume e prepara tutti i sì detti a Dio.
ed è stata l'emozione a irrompere quando l'immagine ha fatto capolino dalla porta. Diversi messaggi arrivati, molti quelli che avrebbero voluto esserci. La stella di Natale che illumina la piazza e la corona di candele hanno illuminato il cammino della Vergine, che al canto delle litanie lauretane ha idealmente posto tutto il mondo sotto il suo manto materno. A conclusione della celebrazione, Monsignor Dal Cin ha conferito al dottor Alessio Quaranta, direttore generale di ENAC, e al generale Alberto Rosso, capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, una speciale onorificenza. In questa occasione, Fabio Dal Cin, arcivescovo delegato pontificio di Loreto, in virtù del decreto del 26 novembre 1883 della Congregazione delle Indulgenze, concesso al Santuario della Santa Casa di Loreto, in segno di gratitudine per l'impegno profuso nella preparazione e nel corso del Giubileo Lauretano 2020-2021, per la promozione della Peregrinatio Mariae negli aeroporti italiani, anche nel tempo dell'emergenza sanitaria, offrendo a tutti i passeggeri devoti alla Celeste Patrona momenti di riflessione e preghiera, conferisce la Croce Lauretana al Direttore Generale dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, il dottor Alessio Quaranta, al capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, generale Alberto Rosso, in riconoscimento dei meriti sopra espressi. Loreto, 9 dicembre 2020. Il 10 dicembre, giorno della solennità della Beata Vergine Maria di Loreto, il mondo del volo era presente al santuario, con l'Aeronautica Militare insieme ai suoi cadetti, con l'Aviazione Civile, l'Aero Club d'Italia, l'Associazione Arma Aeronautica. La celebrazione presieduta dall'Arcivescovo ha raccolto tutti nel ringraziamento alla Beata Vergine di Loreto, patrona, come scritto da Benedetto XV nel 1920, universale di tutti i viaggiatori d'aereo. Quante volte abbiamo ascoltato le storie degli aeronauti che con emozione raccontano il loro affidamento, prima di ogni volo, alla Celeste Patrona. Preghiera dell'aviatore. Dio, di potenza e di gloria, che doni l'arcobaleno ai nostri cieli, noi saliamo nella tua luce per cantare con il rombo dei nostri motori la tua gloria e la nostra passione. Noi siamo uomini, ma saliamo verso di te dimentichi del peso della nostra carne, purificati dei nostri peccati. Tu, Dio,
dacci le ali delle aquile, lo sguardo delle aquile, l'artiglio delle aquile, per portare, ovunque tu doni la luce, l'amore, la bandiera, la gloria d'Italia e di Roma. Fa, nella pace dei nostri voli, il volo più ardito. Fa, nella guerra della nostra forza, la tua forza, o Signore. Perché nessuna ombra sfiori la nostra terra, e sì con noi come noi siamo con te, per sempre. La preghiera dell'aviatore, recitata da una giovane cadetta, è l'atto di affidamento di tutti coloro che operano nel volo, ha concluso la celebrazione. O Vergine Maria, affidiamo alla tua protezione gli aeronauti di tutto il mondo. Ti affidiamo le aeronautiche militari, le aviazioni e i reparti di volo militari di tutti i paesi del mondo. Protetti da te nelle difficoltà e nei rischi del volo, concorrano sempre ad estendere la pace e la solidarietà su tutta l'umanità. Ti affidiamo gli operatori dell'aviazione civile di tutti i paesi, tutti i lavoratori di terra e i viaggiatori. Tu che hai custodito la tua santa casa nella mirabile traslazione sul colle di Loreto, proteggi dai pericoli gli aerei perché possano giungere incolumi alla patria, alla propria meta. Ti affidiamo le associazioni dell'aviazione civile e militare e tutti gli aeronauti perché con il tuo celeste aiuto, come un'immensa famiglia in volo, possano cooperare nella fraternità e nell'amicizia al bene dell'intera società. O Vergine Madre, che in questa santa casa, adombrata dallo Spirito Santo e accolto nella fede il disegno del Padre, e hai portato in grembo il Figlio dell'Altissimo, dona a tutti la gioia del Vangelo e l'umiltà della testimonianza. A Cristo, tuo Figlio, che con il Padre e lo Spirito Santo regna glorioso, la lode e la gloria nei secoli dei secoli. Terminiamo la puntata ricordandovi quelli che sono gli appuntamenti fissi di fede che potrete seguire dalle vostre case, dal santuario della Santa Casa di Loreto. Dal lunedì al sabato alle 7:30 la Santa Messa dalla Santa Casa, in diretta su Telepace, sulle vostre TV diocesane e sui nostri canali di streaming. Sempre dal lunedì al sabato l'appuntamento è con la preghiera del Santo Rosario alle ore 12, in diretta sui nostri canali di streaming, alle 12:30 su Padre Pio TV e alle ore 16 su Telepace. Ogni sabato vi ricordo che l'appuntamento è con il Rosario in Basilica alle ore 21, in diretta su Telepace, su Fano TV per la Regione delle Marche. Vi ricordo e vi rinnovo l'invito a partecipare anche al nuovo appuntamento di preghiera del venerdì sera alle ore 21, chiamato Preghiamo insieme i venerdì in Santa Casa, un momento breve di mezz'ora di riflessione per le famiglie e per i giovani, ogni venerdì animato da persone diverse. Per rimanere sempre aggiornati su quelle che sono le iniziative di preghiera e di pastorale del santuario, vi invito a collegarvi a tutte le nostre pagine social, al nostro sito internet e soprattutto a richiedere nelle vostre case la rivista ufficiale del santuario, Il Messaggio della Santa Casa. Per fare questo basta collegarsi sempre al sito internet oppure chiamare il numero 07197 0104.
Voglio ricordare a tutte le famiglie che ci ascoltano che qui al santuario è viva una pastorale familiare rivolta a tutti voi. Una pastorale per le famiglie, per le coppie in nuova unione, per i fidanzati, per gli sposi e anche per chi vive lo stato di vedovanza. Anche per questo vi invito sempre a consultare il nostro sito internet e avvicinarvi a tutti quelli che sono gli appuntamenti e le occasioni anche online di riflessione insieme. Anche per questa settimana è tutto, io vi do appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Santa Casa News, sempre da qui, sempre dalla Casa di Maria. Arrivederci!